Ciao ragazzi, siete dei grandissimi. Lunedì mattina. La percezione che faccia freddo, in realtà mi dice 8 gradi, secondo me il termometro è rotto, però va bene. Allora, ci tenevo a fare questo video, non sono riuscito a fare una giornata di domenica, per dirvi che a me la Roma contro l'Inter è piaciuta particolarmente, o meglio, mi ha sorpreso positivamente. Per quale motivo? Perché la Roma con l'Inter, come vi ho già detto accanto e come vi dico adesso a freddo dopo aver letto un po' di dati della partita, non meritava la sconfitta. Ora, dobbiamo tenere presente che la Roma giocava con l'Inter a pienissimo organico e per me l'Inter è una grandissima squadra costruita molto molto bene, con il gioco tra l'altro delle coppie tra titolari e panchinari che non va neanche a ridurre di tanto il valore della squadra quando vengono chiamati a giocare, e soprattutto ragazzi con un gioco tra le linee di calciatori che mi piacciono tantissimo, Barella e Mkhitaryan, che ammazzano qualsiasi squadra nelle fasi di transizione. Mkhitaryan è veramente grandissimo rimpianto, ragazzi. Io non pensavo potesse reggere così fisicamente, perché alla Roma era in calando fisico. Non sta chiaramente portando gli stessi bonus che ha portato le anni alla Roma, perché c'è stato un anno che non so quanti gol ha fatto, quello di tra l'altro Luca Guadagnini all'Inter. Non lo ricordo perché mi ha fatto il 50 calcio a 1200 euro, quindi me lo ricordo bene. Però ecco, Mkhitaryan è un giocatore straordinario, mi è sempre piaciuto, mi continua a piacere per intelligenza tattica, movimenti bellissimi. Quindi ecco, cioè, teniamo presente che secondo me c'è una delle squadre più forti d'Europa davanti a piano organico, e non hai perso, diciamo, cioè la sconfitta non nasce da un dominio di alcun tipo da parte dell'avversario, ma da situazioni estemporanee sicuramente su cui l'avversario ha dimostrato di essere più forte. Ora, detto che il primo gol, oltre che una situazione strana, è anche una grandissima botta di culo, perché arriva la palla dopo la spezzata precisa sulla testa e va bene. È evidente che se vi guardate l'azione, i due passi che fa Ruben Lisi a destra quando la palla è ancora in volo invece di andare a sinistra sono dovuti al fatto che il primo passo lui riesce a puntellarsi con la gamba e darsi la spinta. Secondo me era una palla prendibile, e un portiere come Sommer l'avrebbe potuta prendere, ancor più considerando il fatto che al primo minuto Sommer fa una parata non dico identica ma molto simile, con una spinta molto 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 importante su El Shaarawy al primo minuto, mi sembra proprio. Quindi questa situazione di gol lì, il secondo gol loro è una cosa che mi ha mandato fuori di testa riguardarlo, perché Cristante e Paredes fanno una cazzata incredibile, che è quella di non mettersi davanti al pallone, che Paredes è fuori posizione, però neanche Cristante prende quella cazzo di palla per parlare con l'arbitro. Tu prima prendi il pallone tra le mani, parli con l'arbitro e chiedi spiegazioni, no che ti fermi così e si sono fatti bucare. Poi chiaramente Mancini si perde Durama, ma Durama è fortissimo a fare il taglio sul primo passo, se non sbaglio pure a Milano avevamo preso un gol simile con un taglio del genere. Il terzo gol che fanno loro, che è quello che chiude la partita, il quarto neanche lo considero perché stavamo veramente tutti sbilanciati avanti. Il terzo gol è un autogol di Angelino che entra alla cazzo di cane per fermare Durham, che non avrebbe mai preso quel pallone. E comunque la Roma ha tenuto bene la partita. Io non pensavo la Roma potesse essere così equilibrata, raga, vi devo dire la verità. La Roma è stata equilibrata, ha concesso poco all'Inter, c'è stato poi il palo di Pavard, ma stiamo comunque parlando di una squadra, l'Inter, molto molto forte, e la Roma sostanzialmente gli ha concesso pochissimo, veramente poco, in costruzione della manovra, cioè durante la costruzione della manovra siamo andati a fare i primi minuti del secondo tempo per una questione probabilmente mentale, non
avuto la malizia di spezzare questo gioco loro con qualsiasi tipo di situazione, un giocatore per terra o qualcosa. Cioè, dovevamo capire che bisognava fermare quel momentum lì all'inizio del secondo tempo. E non l'abbiamo fatto. Questo è l'unico peccato che io riesco ad attribuire alla Roma, perché poi per il resto la partita l'hai persa, perché Lukaku si è mangiato un gol clamoroso, perché quello l'hai visto, è un gol clamoroso. Quello che fa Lukaku di sbagliato lì è che se la porta sul destro e non sul sinistro. Chiaramente si tende ad allontanarsi del difensore, ma lì il difensore era lontanissimo, pertanto lo poteva fare Lukaku. Manca di brillantezza, non ho capito perché all'inizio del campionato è arrivato che era veramente brillante, ragazzi. È stato qui a Roma un po' ed è diventato veramente poco reattivo Lukaku. E poi vabbè, noi abbiamo un problema atavico ormai che conoscete, perché lo sto raccontando da ormai dall'estate scorsa. Ci abbiamo avuto uno dei peggiori portieri della Serie A l'anno scorso e non l'abbiamo cambiato. Io faccio fatica a pensare che la Roma possa andare in Champions con Rui Patricio, devo essere sincero. Se la Roma dovesse riuscirci, equivarrebbe allo scudetto del 2001 con Antognoli, che era una saponetta. Ora, Rui Patricio non è che, diciamo, come posso dire, sta in crisi. Rui Patricio sta in un lento declino inesorabile, evidente ormai, fisico. Rui Patricio non riesce più a spingere con le gambe, non riesce più a correre, non riesce più a correre al livello cui è richiesta la corsa del portiere in Serie A, perché poi voglio dire, non è che è in modo leso, però ha queste difficoltà. Io non ho, diciamo, mi dispiace, continuo a dire che mi dispiace, ma è un problema evidente che andava affrontato l'estate scorsa. Andava affrontato con un secondo portiere, perché se Svilar il terzo anno deve giocare. Se non gioca l'estate, lo capisci, devi dare via Svilar e prendere un cazzo di secondo che possa entrarti all'evenienza. Non dico di prendere il portiere della vita o il portiere dei prossimi anni, ma un portiere che poteva entrare. Qualcuno ieri mi ha chiesto tra Falcone, Di Gregorio e Montipò. Cioè, ragazzi, Montipò no. Di Gregorio per me è il migliore di questi. Te lo fanno pagare un botto. Cioè, prenditi Falcone. Cioè, prenditi un portiere che esce. Ragazzi, io ieri ho visto la partita dell'Atalanta, gli ultimi 10 minuti. Carnesecchi avrà fatto, penso, 4-5 uscite alte a dare sicurezza alla difesa, di pugni, a rinviare. Cioè, noi sono tutte situazioni di affanno. Anche il colpo di testa che fa Lukaku, lo fa nella rietta piccola. Mo vabbè, il costo di rimarca ha tagliato e forse non ci sarebbe arrivato neanche un portiere differente. Ma Rui Patricio viene scavalcato come un bambino da quel colpo di testa. Ci sono mille altre situazioni. A un certo punto è uscito come Superman in avanti, cioè volando con il pugno così. Non si sa che cazzo ha fatto, mi ha fatto prendere un infarto. Nella situazione del gol dell'Inter è un ectoplasma, cioè si butta sul secondo palo quando la punta a 99 su 100 la mette sul primo palo. Il quarto gol neanche lo voglio menzionare, perché sarebbe sparare sulla Croce Rossa. Cioè, ha fatto una cosa, raga, che penso io avrei fatto quello che ha fatto Rui Patricio, ma neanche, forse sarei uscito dalla cazzo di cane avanti, ma no. Cioè, prendere quel quarto gol dal bastone che neanche ha tirato, la bocciata in porta così. La porta è grossa, 21 metri quadri, ma se tu rimani sulla linea di porta, ma quando cazzo la pari? Cioè, è allucinante. È brutto da vedere. Ora, la Roma, come dicevo, mi è piaciuta tanto, equilibrata, non, diciamo, è sempre cercato di rimanere corta. Bene, raga, bene. Non pensavo la Roma potesse giocare così bene con l'Inter, devo essere sincero. Ora, la partita l'hanno fatta bene, perché ci sono stati con la testa e con la concentrazione dall'inizio della partita, e non hanno mai mollato se non dopo il quarto gol. Quindi bene, merito di De Rossi questo sicuramente. Apre e chiude una parentesi, i calciatori sono delle merda, ma va bene, perché anche con Mourinho avrebbero potuto giocare concentrati, ma sono comunque degli esseri umani. Cioè, adesso anche questa estremizzazione, chiaramente noi vorremmo dei calciatori che danno tutto per la maglia,
ma vi ricordo che anche Totti e De Rossi hanno avuto le loro preferenze con gli allenatori e hanno mollato qua e là, quindi se lo potevano fare loro lo possono fare sicuramente i pari Karsdorp e compagnia cantante. Ah, non ho menzionato Karsdorp, mi è venuto in mente così perché veramente anche Karsdorp molto 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 scandaloso. Comunque il fatto che la Roma abbia dimostrato equilibrio è una grandissima cosa, questo equilibrio lo dimostri solamente se ci stai con la testa. Poi De Rossi sta impostando un pressing in avanti che era tipico di Spalletti, lui l'ha citato, anche il fatto a fine partita di De Rossi di dire dovrebbe smettere, forse le cita altri allenatori troppo spesso, però non c'è niente da essere contenti, cioè ragazzi non c'è un cazzo da essere contenti, perché è vero si sono viste delle belle cose ma non c'è nulla da essere contenti. Per una sconfitta con l'Inter, voi direte sì, è sconfitta all'Inter, raga, bisogna iniziare a vincere le partite, perché mo vabbè l'Inter l'abbiamo fatta passare, la squadra più forte del campionato, ok, però con le altre bisogna iniziare a vincere, perché altrimenti in Champions non ce vai, cioè ogni tanto qualche cosa devi imbucare. Sono contento di quello che ha detto De Rossi, perché era il mio pensiero, posso partire, non so se mi avete visto, stavo parecchio male, sono stato veramente male sabato, perché era una partita che pensavo Roma potesse vincere addirittura e invece ci ha girato male così, ci ha girato male così, e poi non mi ha lasciato neanche, come vi posso dire, quel senso di positività che in alcuni ha lasciato, perché intravedo che la problematica portiere è una problematica non risolvibile, cioè non è che Rui Patricio adesso può migliorare, Rui Patricio può solo andare a peggiorare, quindi dobbiamo sperare in un miracolo, cioè in una Roma che è ultra e che non faccia, diciamo, non metta in rilievo le problematiche di Rui Patricio, questo dobbiamo sperare, però diciamo la mia percezione non era positiva dopo la partita, non lo è neanche oggi, ma vi ripeto, ciò che ho visto è stato molto bello quello che ho visto da parte della Roma. Non mi aspettavo questa solidità, questa concentrazione, questa coesione, non mi aspettavo che funzionasse così bene la Roma, ecco questo è il discorso. Detto questo ragazzi vi saluto, ciao a tutti e ciao a tutti quanti.